Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dalla Grecia perché è salito a 36 il bilancio delle vittime dello scontro frontale tra un treno merci e un treno passeggeri che trasportava 350 persone, avvenuto proprio nella notte nella città di Larissa. I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati, uno di questi ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate. Per i media locali si tratta del peggior incidente ferroviario che il paese abbia mai conosciuto. Passiamo ora all'Italia perché oggi è stata aperta la camera ardente per le vittime del naufragio della barca carica di migranti avvenuto domenica scorsa nel Crotonese. Al momento le vittime accertate sono 67 e oggi la Guardia Costiera è intervenuta in merito ai dubbi sollevati sull'efficacia della catena di soccorso, precisando, seguita da Frontex e dalle parole del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che l'imbarcazione non ha chiesto aiuto. Il capo procuratore a Crotone, Giuseppe Capoccia, ha precisato che l'indagine avviata riguarda il naufragio e non i soccorsi, ma che comunque verranno raccolti tutti i dati per inquadrare la situazione. E poi le parole di Matteo Renzi dopo la vittoria alle primarie del Partito Democratico di Elly Schlein. In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il leader di Italia Viva ha detto che il PD riformista non esiste più, esiste una sinistra che merita rispetto e che sarà il competitor diretto del Movimento 5 Stelle. Per noi adesso si apre la stagione più entusiasmante. Nel settembre 2019 la scissione ha iniziato un processo che si è chiuso con la vittoria di Elly Schlein. E in merito invece al suo ruolo all'interno del Partito Unico del Terzo Polo, Renzi ha specificato che non sarà il leader. Chiudiamo con il caso sulla morte di Kobe Bryant perché oggi la contea di Los Angeles ha accettato di pagare la moglie Vanessa Bryant e tre delle sue figlie circa 30 milioni di dollari per risolvere una causa e potenziali rivendicazioni legate alle foto e alle foto vivide dell'incidente in elicottero avvenuto nel gennaio 2020 che mostrava proprio la morte di Kobe Bryant, di una delle sue figlie e di altre 7 persone. Queste Photoshop, ricordiamo, furono condivise privatamente da parte dei poliziotti e di alcuni pompieri della contea di Los Angeles. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News, domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.